Bene amici di Tutorial Phones, in questo nuovo video vi spiegherò su come riparare il vostro hard disk per recuperare i dati. Allora, abbiamo bisogno di un altro hard disk, cercatelo, potete trovarlo anche usato, l'importante è che sia funzionante. Dovete trovare un altro hard disk che sia uguale a quello che avete ora. Avete visto? È un Mac Store. Stesso modello e stessa dimensione dei giga. Adesso non dovete fare altro che smontare l'elettronica, questa elettronica, e metterla su questo hard disk. Ora vi spiegherò come smontare questa elettronica. Allora, abbiamo bisogno di un giravita a stella, molto sottile e piccolo, vedete? E iniziare a togliere le 5 viti che si trovano nell'estremità destra e nell'estremità di sinistra. Quindi iniziamo a togliere la prima vite. Facciamo pressione e svitiamo lentamente. E abbiamo tolto la prima vite. Ripetiamo sempre l'operazione facendo un po' pressione col cacciavite e svitandola lentamente. Ritogliamo la vite. Togliamo anche quest'altra, questa che si trova qua. E poi togliamo anche questa, che io già l'ho tolta. Ok, adesso la togliamo. Smontiamo l'altra elettronica, dove dobbiamo seguire sempre lo stesso procedimento. Quindi non ve lo faccio vedere perché perché sto facendo in realtà la stessa operazione. Quindi adesso smonterò l'altra elettronica e la collegherò sull'altro hard disk. Ecco. Bene, questa è l'elettronica dell'hard disk che abbiamo preso nuovo, tra virgolette. Assicuratevi che ci sia questo piccolo panno per evitare che l'elettronica si surriscaldi. Adesso prendiamo questa elettronica e la colleghiamo sull'hard disk, questo nostro. Quindi assicuratevi che questi quattro ganci facciano ben contatto con questi altri quattro contatti e iniziamo a fare un po' di pressione. Bene, a questo punto riprendiamo le viti e riavvitiamo il tutto. Non avvitatele molto strette perché se per caso il problema non sia quello potete facilmente svitarli. Ok, a questo punto, una volta che voi avete preso l'elettronica e messa sul nostro hard disk, possiamo procedere a collegare il disco al computer. Vi faccio vedere come si collega, se per caso non ci riuscite. Vi faccio vedere. Nel caso abbiate un hard disk quello tradizionale, cioè antico, molto, ripeto, molto antico,
Ok, vi faccio vedere un attimo. Allora, come potete vedere, abbiamo questo connettore, che sarebbe l'alimentazione, e poi questo cavo, molto flessibile e pieghevole. Quindi dobbiamo prendere l'hard disk, il nostro hard disk, prendere l'alimentazione. Collegarlo qua. Non cercate di forzarlo se per caso non si dovesse agganciare, altrimenti potreste romperlo. E la stessa cosa procediamo col cavetto, questo nero, chiamato il cavetto a 40 poli. Colleghiamolo molto, sempre molto leggermente, non forzatelo. Facciamo una piccola pressione piano piano, spostando, facendo leva verso sinistra e destra. Bene, una volta agganciato, quindi possiamo accendere il computer e verificare se il problema è l'elettronica. Se non dovesse essere l'elettronica, quindi avrete sempre lo stesso problema, vi consiglio a questo punto di buttare l'hard disk e comprarne uno nuovo, perché il problema deriverà sicuramente dal motore interno. Bene ragazzi, spero di esservi stato d'aiuto con questo video e ci vediamo alla prossima.